Una bellissima occasione per ritrovarsi, io poi abito un po' lontano da qui, tutti gli anni Vincenzo Santoni mi manda appunto l'invito di questa festa, quest'anno non sono riuscito ad evitarla e sono molto contento di essere qui, sono venuto giù con il mio amico Leo Levati e sono veramente contento di essere qui, anche perché Vincenzo è veramente un grande, un generoso e merita che ogni tanto anche noi, diciamo, ex campioni ci muoviamo un po'. È bella questa dimensione di Vincenzino che parte dalle gare per allievi, dal ciclismo giovanile fino a quello amatoriale per arrivare ai professionisti. Questo è il ciclismo a 360 gradi. Beh, sicuramente lui è una persona che si dà molto da fare, purtroppo nel ciclismo ce ne sono troppo pochi come lui, perché appunto lui comprende tutta la fascia, dai più giovani fino al massimo che sono i professionisti, e questo sicuramente gli dà un grosso prestigio, un grosso merito e speriamo che oltre a lui ne arrivino altri come lui. Lei è uno degli atleti che ancora oggi è tra i più amati nella storia del ciclismo italiano, come se lo spiega? Ma è un po' che penso questo fatto, sì, è vero, diciamo che sono abbastanza amato, molto amato, più di quanto magari mi merito. Però stavo pensando ad un corridore che è altrettanto amato, che è scomparso pochi giorni fa in Francia, un certo Poulidor, che ha vinto, diciamo, ma gare, diciamo, di prestigio alto, ha vinto meno di me, eppure mi dicevano che era più amato di no, quindi probabilmente non è solo vincere, ma è come ti presenti e come sei realmente, che forse la gente apprezza, diciamo, l'insieme, non solo il campione. Ricordiamolo, lei ha avuto modo di misurarsi con i più grandi campioni della storia di questo sport. Eh sì, purtroppo io, oltre che avere Moser e Saronni, che poi da un certo punto in poi, diciamo che gli organizzatori si sono messi a fare delle gare, specialmente il Giro d'Italia, molto adatto a loro, quindi di conseguenza non tanto favorevole a me. E poi io purtroppo ho due secondi posti prestigiosissimi che potevano, senza questi due super, quali erano Eddy Merckx, il mio primo giro per 12 secondi, e il mondiale più duro della storia in Francia dietro Bernard Hinault, quindi ho incontrato anche due super, anzi forse sono stati gli ultimi due super del ciclismo.